Ciao amici, bentornati su Computer in 2! Oggi siamo in piedi, come potete vedere, perché fuori c'è un po' buio, quindi non possiamo stare fuori col buio questo, se non ci vedete nessuno. Bando alle ciance, che non ve ne fregherà niente di questa roba qua, andiamo a vedere oggi un unboxing molto molto carino e particolare. In quanto stiamo parlando di cosa? Di uno speaker portatile. Esatto. Sì, della Anker. È uno speaker piccolino, ultra compatto, dal design molto carino. Okay. Esatto. Sì, e volevamo recensire. Appunto perché? Perché, come abbiamo detto, è un prodotto molto compatto e molto carino e trasportabile. In quanto siamo, come si dice, il fatto di avere, come si può dire, autoparlanti portatili, adesso come adesso, è diventata una moda, quindi più o meno ce l'hanno tutti e quanto, è figo, così, eccetera. Ti ascolti la musica, rompi il cazzo agli altri, sì. E c'è chi rompe... rissone. C'è chi rompe il cazzo di fa più. Fa bordello qua. C'è chi rompe il cazzo di più e chi meno, dipende da chi ce l'ha più grosso. Le buffette le hanno inventate, ma no, non le usiamo. Non serve a niente, bisogna far sentire la nostra musica a tutti, anche al cane che ha un chilometro che continua ad abbaiare. Quindi cosa abbiamo detto? Boh, proviamola anche noi, dato che comunque è una cosa che può servire magari per chi non ha delle casse potenti su un portatile, eccetera, eccetera, in quanto è un prodotto Bluetooth che si va a interfacciare con la maggior parte dei dispositivi. Bluetooth 3.0 che ci abbiamo. Addirittura. Sti cazzi. Però, prima, come il solito, diciamo, andiamo a vedere come si presenta la scatola e la confezione. Come si presenta la scatola e la confezione? Si presenta... Come solito di Anker. Esatto, quindi pulito, facile, veramente anche lineare il suo profilo. Veramente niente fronzoli, easy. Esatto, niente fronzoli, niente. Abbiamo, quando apriamo appunto la confezione, cioè la vediamo esterno, cioè abbiamo proprio una rivestitura in cartone, così... Abbiamo varie cose. La apriamo, vediamo subito lo speaker all'interno e assieme allo speaker abbiamo alcune caratteristiche un po' particolari, in quanto per prezzo modesto, che dopo vi andiamo a dire, all'interno abbiamo alcuni connettori. Abbiamo un jack audio con l'uscita micro USB, abbiamo un micro USB che finisce con l'audio e dopo abbiamo un micro USB USB, quindi appunto che possiamo ricaricarlo assieme ovviamente allo speaker. E quando lo apriamo, togliamo la scatola e tutto quanto e andiamo a vedere appunto il nostro prodotto. Come vi abbiamo detto prima, si distingue dal design molto semplice, dalla trasformabilità. Infatti è un cubozzo nero. Esatto, che misura? Disponibile anche in altri colori. 45x45x45. Quindi è perfettamente un cubo, arrotondato agli angoli, però alla fine... E sono pure disposti a dirci il peso, perché deve essere, cioè, 45x45x45 di ottone, ti pesa 6 kg. Appunto, e questo qua c'è una bellezza di... 90, più o meno 5 grammi, perché... Cioè, non si sa mai. La bilancia della mia cucina è più precisa, cazzo. E quindi abbiamo un prodotto di fabbrica, di serie, che ti può uscire, che pesa 5 grammi in più. Perché? O in meno. Cioè, non si sa per quale motivo, non ti mettono le viti, allora non funziona. E caratteristiche tecniche, è semplicissimo, non abbiamo regolatori di volume, né non niente. È un tasto, non ha un cazzo proprio. Ha un tastino, perché qua si parla di tastini piccoli, centrale, retroilluminato con un LED, che cambia colore e o pulsazione in base se connesso o meno. E dietro ci abbiamo il connettore appunto per la micro USB. Come facciamo a collegarlo questo affar serio? NFC o Bluetooth. Hai capito? Esattamente, c'è pure l'NFC, quindi mica tanta roba per... Esatto, quindi abbiamo il nostro telefono, come la maggior parte dei telefoni recenti, che più o meno tutti hanno l'NFC, non è una roba fantascientifica, una merda di telefono. Sto zitto, oddio. Quindi... No, buono. E quindi... No, c'è... No, veramente. Che telefono hai? Moto G 2014. È contento, andiamo avanti. 4G, tra l'altro, super. Schiacciamo il nostro pulsantino centrale fino a quando non si accende. Quando si accende inizia a lampeggiare. E cosa facciamo? Attiviamo l'NFC e il Bluetooth sul nostro cellulare, lo appoggiamo sopra e magia. Già sto schifo. Esatto. Esatto, lo appoggiamo sopra, o come potete vedere dal video. Pim pum! E fa pum pum, e si accende e si collega. Quando si collega il dispositivo fa pum pum. Si collega e subito ce l'abbiamo pronto da utilizzare. Ovviamente con un cellulare cosa facciamo con un telefono? Si alza e si abbassa il volume, va. E si mette musica, non fa altro il telefono.
Esatto, quindi lo colleghiamo e attraverso il Bluetooth subito si interfaccia. La mia domanda è, e se ho già un altro dispositivo Bluetooth attaccato? No, no, cazzo, quindi è normale appunto perché si collega solo con un tipo di Bluetooth. Vedi, vedi, io ho il mio bel braccialetto qua, quello, con dai passi, non lo voglio staccare. E quindi o scegli o la vita o la morte. Scegliamo la morte in questo caso col cubetto. Lo colleghiamo, cioè è X, il pacco X. È molto... Se lo apri dentro c'è un folletto che canta. Avete capito? Che come, in che stati mi ritrovo con questo essere qua che mi rompe le balle. E quindi lo interfacciamo e come potete vedere appunto dalle immagini è molto rapido lo switch tra una canzone e l'altra a riprodurlo appunto su questo speaker. Puoi sentire la qualità del sound? Non si sente, cazzo. Invece, prima di farvi sentire appunto come suona, che è comunque molto indicativa come cosa, perché non si può realmente trasmettere quanto pompa o meno questo piccolo aggeggino. Ci mette a fare una faccina felice e... si capisce che pompa. Potenza di questi di questo autoparlante? 3 is the magic number. 3 watt. 3 watt. 3 watt che più o meno è leggermente sotto, è leggermente sotto la media, diciamo, degli altri speaker che si aggirano attorno ai 5, addirittura alcuni anche 10, però fa più casino degli altri. Un dispositivo passivo e non attivo che grazie alla disposizione dei forellini che ci abbiamo tutto attorno ai lati riusciamo ad avere veramente dei bassi, quindi se teniamo la cassa in mano inizia dei bassi. Inizi ad abbassarti, a tremare come un cavolo di forsennato. Guarda che ci sono le scale qua. Okay. Arrivo. Tornato, oggi è un briconcello. Abbiamo quindi la possibilità di avere un audio veramente intenso e molto forte rispetto magari anche ad altri speaker e Bluetooth di più forti, ma che appunto hanno un grande, come si può dire, inconveniente, ovvero quello che consumano di più e la batteria si esaurisce prima. Batteria che in questo caso però riesce a vivere per 12 ore, cioè metà giornata. Ininterrotte, full, full, a full, con... esatto, a full riuscite appunto ad avere questo piccolo gioiellino che vi funzionerà per 12 ore ininterrotte con un audio veramente ma veramente alto, soprattutto se paragonato a quello della maggior parte dei telefoni in commercio. Unica pecca che abbiamo notato, se ti cade ti ammazzo, unica pecca che abbiamo notato è la mancanza di un microfono. Microfono che su la maggior parte degli speaker, dei speaker Bluetooth si può utilizzare come viva voce all'interno della macchina o in qualunque altro posto siate. Non abbiamo detto i materiali di cui è fatto. È plastica molto ben definita, cioè anche al tatto. Le impronte non si vedono, cosa veramente ottima. Meno male. Sotto è gommato, quindi non scivola. E sopra è bucherellato. Esatto, forellato, così ci abbiamo ovunque la possibilità di... Quindi, volevamo recensire appunto questo piccolo prodottino qua, in quanto è molto interessante, soprattutto la maggior parte dei prodotti in circolazione che possono rompere le scatole. E appunto speriamo che vi sia piaciuta questa piccola review con questo qua che ormai è tardi, gli manca il biberon. Mi manca il biberon della sera per andare a dormire e quindi bisogna poverino comprenderlo. In realtà sono le 4 di mattina. È vero, poi c'è il buio pezzo. Questo lo dici tu. A chi credete? Mettetelo nei commenti e se avete seguito il video fino a questo momento mettete un dislike perché le Smash non si merita i like. Money grabber di merda. Non è vero. Dai, per questo video è tutto. Vi speriamo di aver dato qualche informazione utile e carina, soprattutto per chi vuole un dispositivo portatile e una cassa, perché è un regalino molto molto carino al modico prezzo di 25 euro. Per questo video è tutto. 25, capo. Quando è che finisce? Per questo video è tutto. Vi ringraziamo e al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. It's been 17 years since the Earth gave up on us. Frozen, but we are...